È andata, è andata anche questa una partita che il Milano ha sofferto parecchio, bisogna essere onesti bisogna riconoscere anche il valore di un Verona che i numeri dicono che ha perso tutte le ultime 5 partite giocate ha cambiato allenatore, però anche detto che il Verona in casa è un'altra squadra è vero che um, l'unica vittoria l'ha ottenuta in casa contro la Sampdoria, però qui ha sofferto l'Udinese che ha vinto in maniera un po' rocambolesca, l'unica squadra che è passata facilmente è il Napoli alla prima giornata, quindi insomma eh, bisogna anche dare il giusto peso al Verona che tra l'altro è una piazza che sappiamo fa soffrire eh, sempre il Milan, però c'è Sandro Tonali che sembra essere l'uomo del destino, l'uomo che ha invertito un po' la tendenza. L'anno scorso a maggio ha regalato con la sua doppietta di fatto un pezzo eh, di scuretto al Milan, questa sera eh, regala tre punti preziosissimi perché davvero il Milan non sembrava in grado eh, di riuscire eh, a vincere e poi è arrivato Sandro come d'incanto e eh, di fatto il Milan riesce a portare a casa una vittoria insperata. Allora andiamo a dare un'analisi dei voti di questa sera partendo da una premessa, eh, che Pioli secondo me ha fatto bene a fare certe scelte, a provare certi giocatori, poi altro conto è dire che questi giocatori hanno un po' deluso. Eh, parlo di Adli soprattutto da cui io mi aspettavo molto di più non in termini magari eh, di ehm, giocate di assist, di gol ma di cattiveria, sì, mi è sembrato un Adli molto fragilino molto poco, ehm, molto poco propenso a sacrificarsi e a lottare molto compassato e molto sfiduciato forse anche in vista eh, delle tante panchine eh, fin qui eh, accumulate però onestamente mi aspettavo di più Pioli ha fatto bene secondo me a dargli una chance eh, difficilmente adesso ne avrà eh, un'altra a stretto giro eh, parliamo anche eh, di orighi che è un giocatore si vede che ha il passo che ha la classe per fare qualcosa in più ma mi sembra un po' troppo individualista in questo momento, 5,5, eh, perché quando entra pensa più alle sue giocate, ai suoi tiri, piuttosto che a far respirare la squadra nel momento in cui eh, dovrebbe solo tenere su palla oppure a provare anche a la combinazione con i compagni. Viceversa, Rebic che spreca, è vero, spreca anche lui, eh, però eh, poi serve un assist meraviglioso eh, per Tonali, è proprio la classica giocata, il guizzo eh, del giocatore croato. La difesa male, perché Gabriel al netto dell'autogol perde due o tre volte il diretto marcatore e lo stesso Tomori non convince del tutto. Per non parlare di un tatarusano che è davvero una sciagura tra i pali, due o tre uscite alte eh, veramente imbarazzanti, una se la porta in calcio d'angolo, un'altra manca completamente il pallone. Poi, alla fine è bravissimo. Cho! Ecco, fatemi dire che questo Cho lo abbiamo visto per la prima volta, esordisce ciccando un pallone ma poi, bisogna dire la verità, salva due gol eh, praticamente fatti del Verona eh, nel finale. E poi, menzione d'onore a Benazer, perché questo Milan non può fare a meno di Benazer, io questo lo dico da parecchio, eh, nessuno mi ascolta, non importa, perché poi oggi quando entra Benazer il Milan ritrova l'equilibrio, eh, cambia l'inerzia della partita, che in quel momento era a favore eh, del Verona. Ma anche Giroud però, che forse un po' appannato dalla stanchezza, oggi si divora il gol del possibile 2-0 che avrebbe chiuso i conti dopo 20 minuti, avrebbe mandato tutti a casa, e invece, Milan ha dovuto soffrire tanto eh, questa partita, sono tre punti importantissimi. Pioli, alla fine è promosso, perché comunque il 6 è giusto perché tre punti sono fondamentali. Eh, io ripeto: ho apprezzato il coraggio di Pioli oggi, anche perché il turno era imposto anche dei tanti impegni. Ora c'è una settimana importantissima per ricaricare le pile. Poi. Via Col Monza. E poi si riprenderà il solito tran, tran da qui eh, fino a, a novembre. Inoltrato sappiamo eh, che cosa ci aspetta. Ma il Milan c'è. E questi tre punti dimostrano che è attaccato eh, al Napoli e soprattutto non vuole mollare. Ne parliamo naturalmente domani sera. Calcissimo tv 23.30 su top calcio. Come sempre. Eh, torniamo lì e mi raccomando, seguiteci anche sui nostri social. Ciao!